people in America think of Piedmont, they think of expensive Barolo, Barbaresco. They also think of Moscato d'Asti, for instance, that's maybe not so expensive. But the wines we pour today are all pretty much priced around the same price you'll find high quality Moscato d'Asti, all under 20, let's say between $15 and $20. Noi abbiamo scelto questi vini per entrare nel mercato degli Stati Uniti, dove siamo già presenti comunque con alcuni prodotti che sono i Moscati e gli MPF, sì. Ma siccome noi come cantina sociale rappresentiamo una grossa parte della provincia di Asti con 200 soci che continuano a lavorare la terra, quindi le vigne, sì, quindi a produrre, vogliamo che questo momento, che è l'incontro tra il passato che passa da noi proiettati nel futuro, faccia in modo che il passato vada nel futuro ma rimanendo tale quale qual è. Sì, capito. Ok? Perché? Perché la cantina sociale, come tutte le altre cantine sociali, la nostra è una delle più antiche della provincia di Asti, tra le prime tre, è nata nel 1933 e con lo scopo semplicemente di fare in modo che tutti i produttori che fino ad allora non erano sicuri, non avevano la certezza, arrivati al momento della vendemmia e della vinificazione, di poter vendere i loro prodotti, perché chiaramente commercialmente non avevano la possibilità di essere così presenti in giro per l'Italia o per il mondo. Quindi le cantine sociali originariamente sono nate con questo scopo, fare dei soci i quali conferiscono le loro uve alla cantina, che le trasforma in vino, sì, e li vende. Quindi un vignaiolo, prima ancora di incominciare alla fine dell'inverno a curare la sua vigna, sa già che tutto il prodotto, se non viene la grandine, è chiaro, è già venduto, perché la cantina sociale si assume l'onere di acquistare, vinificare, pubblicizzare e distribuire.